Ciao a tutti, sono Luigi Coretti, Adriaship. Oggi vi voglio mostrare gli interni di un'Elan 37, una barca che ha avuto un grandissimo successo nei primi anni 2000, 2003, 2004, 2005, un progetto di Humphrey, progettista inglese, una barca realizzata sempre dal cantiere sloveno Elan. L'Elan 37 è stata la prima barca realizzata in infusione sottovuoto, al 100%, è stata la prima barca con la poppa veramente aperta, come quasi come una barca da regata, ed è stata una barca che, quando venne disegnata, mi ricordo perché facevo parte del design team, ci vedevamo in cantiere, ne discutevamo, è una barca che è stata disegnata senza compromessi. Hanno detto: facciamo una barca performante, facciamo una barca che corra, facciamo una barca che ci dia qualcosa in più e che dia soddisfazione a chi vuole utilizzare questa barca anche in regata. Il concetto è sempre in realtà un 60-60, perché vediamo che gli interni sono completi, adesso li vedremo con attenzione nei vari particolari. Sono degli interni in legno vero, sono degli interni che all'inizio, primi anni, addirittura erano in ciliegio, poi in mogano, quindi una barca comunque finita anche per la crociera. Ma quello che notiamo è che la barca comunque è abbastanza asciutta, non ha grossi volumi, perché appunto doveva essere una barca performante. La prima cosa che notiamo entrando in barca è la posizione centrale dell'albero, che uno può dire: oddio, mi disturba il tavolo, ma come ho detto è stata disegnata senza compromessi, e soprattutto il passo dalla paratia all'altra paratia. Abbiamo 4 metri qua, abbiamo infatti una dinette che è super super abitabile, un passo che è veramente lungo. L'altezza è buona, io sono alto 1,83, abbiamo qua quindi 1,85, 1,86, e una bella dinette a C chiusa con tavolo contrapposto, per cui io posso anche dall'altra parte tranquillamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone. Poi volendo potrei mettere anche una sedia se sono in crociera per riuscire a mangiare in più persone intorno a questo tavolo. Come ho detto, l'albero potrebbe pensare, potrebbe disturbare, ma essendo una posizione giusta per quello che era il piano velico di questa barca, qua casca e qua ce lo teniamo. Come dicevamo, pur essendo una barca, tra virgolette, da corsa, performante, è una barca anche per la crociera, per le vacanze, tant'è vero che abbiamo una cucina con tutto quello che serve. Abbiamo un forno con tre fuochi, un fornello con un forno con tre fuochi basculante, abbiamo il frigo, abbiamo addirittura due lavelli con l'acqua con l'autoclave e con, questo dovrebbe essere una pompa a pedale di acqua salata. Da vedere poi da capire che questa barca è stata pensata per navigare, tant'è vero che la cucina non è neanche ad L, ma è a C, abbiamo proprio un appoggio, quindi quando la barca sbanda io mi posso appoggiare dalla parte del fornello o mi posso appoggiare su questa C che mi serve appunto come sicurezza, e addirittura quando sto cucinando posso, c'ho un appoggio bello comodo, e quindi anche con la barca che sbanda sono perfettamente in una posizione quasi chiusa, quindi anche se ci sono onde non rischio di cadere o di farmi male. Quindi devo dire ancora una volta una barca pensata per navigazione, per fare lunghe rotte. E da vedere poi che comunque, essendo una barca di 37 piedi, di posto, di stipetti, vedete quanta roba c'è nell'armatore su questa barca, comunque spazio ce n'è, il frigo è ampio ed è classico, chiaramente a pozzetto per evitare che esca il freddo, quindi vado ad aprire e vado a prendere le mie cose quando serve, spazio sotto per le pentole. La cosa poi bella di questa barca è che ha un, tipico di quegli anni, ormai non si trova più, un carteggio molto ampio, molto comodo. Carteggio, ripeto, io sono 1,83, ci sto perfettamente, ho un tavolo veramente ampio con un portaoggetti sotto con tutte le carte. Lo spazio per la strumentazione col VHF, con la radio, con un ripetitore, tutto il pannello elettrico bello comodo, con tutto quello che mi serve ce l'ho qua. C'ho uno spazio che l'armatore poi gli piace avere un suo spazio, e questo è il suo spazio. Importante la scaletta con addirittura 1, 2, 3, 4 scalini tutti in teak. Normalmente si usa il teak sulle scalino perché il legno, questa è la parte che si bagna di più, quando entro e esco è la parte più utilizzata. Il teak è un legno che chiaramente nel tempo dura di più e non si graffia, se si bagna non si rovina. Alzando la scaletta accedo al motore. Motore Volvo, come quasi su tutti gli Elan. Questo dovrebbe essere un 30 cavalli, girante posizione frontale, quindi facile da sostituire, cinghia in posizione ovviamente frontale.
pastina dell'olio qua davanti, possibilità di accedere al motore anche dalla cabina, dall'altra cabina e da dietro, quindi possibilità di lavorare tutto attorno. Vaschetta anche quella facilmente accessibile, quindi c'è molto spazio per lavorare sul motore. Motore, ripeto, Volvo Cell Drive. Quindi direi una posizione con un peso molto centrale e soprattutto con quel volume necessario per riuscire a fare degli interventi in caso di necessità senza pensare di dover sparcare il motore, che sarebbe, che è possibile, ma chiaramente è un lavoro impegnativo. L'Elan 37 nasce con un bagno che, per essere appunto una barca sportiva, è un bagno comunque ampio e confortevole. Io ci sto perfettamente, sono in piedi e c'è ancora spazio, riesco a girarmi, quindi ho spazio per le spalle. Il WC è coperto perché quando chiaramente c'è da fare la doccia lo teniamo chiuso per non bagnare tutto. Molto bello, poi ve lo mostriamo, c'è un vano per le celate, dove mettere le celate bagnate in modo che l'acqua scoli giù. E ottima anche, direi, la posizione dello specchio, in quanto non ho uno specchio basso, non ho uno specchio dove mi devo curvare, ma c'ho lo specchio perfettamente davanti a me per potermi fare la barba. E la reazione è garantita da un oblò abbastanza grande e apribile, che quindi possa fare da camino e portarmi fuori il caldo. Lo specchio. L'Elan 37 nasceva con un'unica versione con tre cabine, in cui quelle le due di poppa in realtà non sono gemelle, ma una è leggermente più grande e l'altra leggermente più piccola, quindi in realtà due persone adulte da una parte e magari due bambini dall'altra, oppure un adulto molto molto comodo, e una cabina di prua sempre matrimoniale. Quella di prua sembra un po' stretta, ma in realtà è molto molto lunga, quindi riuscendo a dormire con la testa quasi sulla paratia di prua e con l'inserto e il cuscino c'è tutto lo spazio disponibile per stare comodi. Molto bello poi è qua il fatto di avere dei mobili di antiquariato. Ormai sulle barche non si trovano più mobili di questo tipo. Appendi abiti, qua abbiamo tutto un appendi abiti, addirittura 1, 2, 3 cassetti, che è una roba che ormai chiaramente sono soluzioni di finitura che sono troppo costose per le barche moderne, ma su barche dei primi anni 2000 era abbastanza usuale. Guardate la curvatura, guardate la bellezza di questi legni, certamente qualcosa oggi difficilmente trovabile, se non su barche di pregio, tipo Discovery, tipo Southerly, tipo Contest, su barche veramente importanti. In quegli anni lì, come dicevamo, anche strano, no? Su una barca performante, una barca da corsa, trovare un mobile così, però certamente è bello. Vi ho quindi fatto vedere, dato un'idea di quella che è la disposizione interna dell'Elan 37, con le sue tre cabine, col bagno, con questa cucina che è fantastica, col carteggio, quindi direi con tutto quello che serve per una vita a bordo e una vita in navigazione. Il bello di questa barca è che è una barca che, dicevamo prima, è disegnata senza compromessi. Tutti gli armatori che ce l'hanno mi dicono che quando stanno al timone di questa barca scendono la sera che sono riposati, perché è molto leggera, molto facile, questo grazie a queste linee comunque asciutte, no? Disegnate senza grandi volumi, però nonostante non ci siano questi grandi volumi abbiamo visto che è super vivibile da 6 persone, sia nel bagno, sia nelle cabine, in tutto quello che sono gli spazi di circolazione, grazie anche a questo passo tra una paratia e l'altra da quasi 4 metri. È una barca che si è distinta in regata, è una barca che ha avuto dei risultati come modello, abbiamo avuto degli armatori che appunto si sono fatti onore. È una barca che ancora oggi sul mercato dell'usato è molto appetibile grazie a questo compromesso, no, con barca con cui posso fare le vacanze, posso far contenta mia moglie quando la porto d'estate in Sardegna, in Corsica o in Croazia per chi è in Adriatico, ma allo stesso tempo d'inverno mi posso divertire con gli amici facendo qualche regata e avendo qualche piccola o grande soddisfazione. Diciamo che sono barche che si aggirano dai 50 ai 60 mila euro in questo momento, a seconda di come sono state utilizzate, a seconda del refitting che hanno fatto, a seconda delle dotazioni.
Ne abbiamo sempre qualcuno in vendita, quindi se siete interessati, contattateci a adresci.it, sicuramente ne troveremo una per voi. Con questo penso di aver detto tutto, continuate a seguirci, iscrivetevi al canale, se questo video vi è piaciuto dateci anche un like. Ciao!